Il welfare aziendale in Italia negli ultimi anni è riuscito a rompere la barriera dimensionale, diffondendosi anche nelle piccole imprese. Dalla previdenza integrativa all'assistenza, dalla conciliazione vita-lavoro alla formazione, le imprese italiane attive nel welfare sono raddoppiate in 3 anni, fino a diventare quasi una su due. Il 45,9% delle imprese, secondo il Welfare Index PMI 2019 di Generale Italia, hanno adottato iniziative in almeno 4 delle 12 aree del welfare aziendale. Nel 2016 erano il 25,5%. Per Generali il welfare è un progetto che parte ormai da 4 anni con il welfare index che sta avendo una grandissima diffusione e Generali è impegnata nella diffusione del welfare nei propri dipendenti prima di tutto e poi con Generali Wellion, un'azienda creata apposta per diffondere welfare, per portare questi servizi nelle piccole e medie imprese. Abbiamo settori diversi, il nostro paese ha realtà geografiche diverse e quindi le aziende che riescono a organizzare dei piani di welfare di successo lo fanno normalmente partendo dalle esigenze dei lavoratori. Quest'anno premieremo l'azienda Mazzucchelli. L'azienda Mazzucchelli riceverà il premio del comitato scientifico proprio perché il welfare dell'azienda ha superato i confini dell'impresa con l'istituzione ad esempio di un poliambulatorio nella città dove l'azienda opera. Ancora più forte la crescita delle imprese molto attive che sono quasi triplicate fino a sfiorare il 20%. In particolare, poco meno della metà delle piccole e medie imprese italiane, il 45,7%, ha iniziative nella salute e nell'assistenza. Le misure per la conciliazione vita-lavoro e le facilitazioni al lavoro sono praticate dal 59,2% e progetti per la formazione dei lavoratori e il sostegno alla mobilità sociale dei giovani sono presenti nel 43,9% delle imprese. Questa è ultima e anche una delle aree su cui le aziende intendono investire di più nei prossimi anni. La legge di stabilità del 2016 ha stabilito il vantaggio fiscale per tutte le politiche di flexible benefits cosiddette e di welfare aziendale e questo certamente ha contribuito allo sviluppo del welfare. Però non c'è solo la componente economica, ci sono molte altre componenti nel welfare aziendale legate per esempio alla conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, il sostegno alla genitorialità che non necessariamente hanno una componente economica ma magari per esempio attraverso lo smart working determinano attraverso un'organizzazione del lavoro diversa la possibilità di avvicinare molte altre categorie al mondo del lavoro. Abbiamo fatto l'impossibile a favore dei nostri concittadini. A proposito di welfare, questa forse è la cosa più importante che sia stata fatta negli ultimi anni a tutela del benessere dei nostri concittadini. Ne sono estremamente orgoglioso e sono contento anche come stanno andando i numeri, cresceranno anche nei prossimi mesi sicuramente, ma abbiamo tutte le strutture e le coperture per far fronte a queste richieste, che tra l'altro sono richieste non solo per migliorare la vita dei cittadini, ma anche per aumentare il PIL, la produttività, perché diamo possibilità di acquistare a famiglie che non ce l'avevano e quindi diamo la possibilità di vivere dignitosamente, ma anche le nostre imprese di vendere i loro prodotti internamente, non solo mirando all'export.